Liberi TV siamo con Grazia Serra che è la nipote di Francesco Mastro Giovanni qui in occasione della proiezione del film che riguarda la tragica storia di Franco e, e della sua morte, eh, preso da, dai vigili urbani, portato in ospedale, legato a letto, lì lasciato morire eh, di fame, di sete e, e, e slegato addirittura ore dopo. Questo atto che era il trattamento sanitario obbligatorio. Di grazia di questo caso ci, mi sono anche occupato personalmente su agenzia radicale prima ancora che venissero proiettate le immagini delle telecamere di sicurezza all'interno dell'ospedale in cui era stato costretto Francesco, e, e appunto è un caso che però. Non trova tutto questo spazio. Ecco, adesso, anche grazie a questo film di Costanza Quatriglio, penso che se ne riuscirà a parlare e, e penso che anche tu, che sei proprio a capo di questo comitato per la verità e giustizia su Francesco Mastro Giovanni, sia contenta di questa proiezione. Di questa... Sì, sicuramente il film di Costanza Quatriglio sarà un tassello fondamentale per questa battaglia che stiamo portando avanti io, la mia famiglia, il Comitato e le altre persone che comunque nel corso degli anni si sono unite a noi. Eh, è stato difficile, inizialmente eh, non eravamo convinti di voler far fare proprio un documentario con quelle immagini perché è troppo doloroso, infatti per esempio mia mamma, la mia famiglia oggi non è qui perché comunque non riescono a vedere quelle immagini, però eh, considerando la realtà e eh, eh, comunque sapendo che è l'unico video presente che ci permette di entrare all'interno di questi reparti dove molte volte eh, si sono verificate anche altre morti in circostanze simili, non potevamo non farlo perché più gente sa eh, più più c'è dibattito, più se ne parla e forse abbiamo la speranza che le, la morte di mio zio possa servire per evitarne altre. Anche il processo che si sta svolgendo si sta allungando nei tempi perché la vicenda risale al 2009, sono già passati sei anni, si pensava che nella giornata del 6 novembre, proprio di domani, che corrisponde poi alla proiezione, la prima ufficiale del... Del film di Costanza Quadriglio che ricordiamo si chiama 87 ore, gli ultimi giorni di Francesco Mastro Giovanni. Ecco, ehm, però mi dicevi che la sentenza è stata ancora rinviata. Sì, eh, la sentenza non ci sarà non prima di marzo, quindi il processo d'appello è iniziato l'anno scorso a novembre e ancora non è terminato. Eh, mancano le arringhe di di sei avvocati e quindi ci saranno altre udienze nei prossimi giorni, la prossima come dicevi tu sarà domani e poi ce ne sarà una a gennaio, febbraio e per il momento marzo. Tu pensi, l'abbiamo chiesto anche a Riccardo Noridi Amnesty International, pensi che una vicenda come quella di tuo zio possa finalmente spingere anche all'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento? Cioè, eh, ci sono casi anche simili a quello di, di Mastro Giovanni? che sarebbero da... Ti abbiamo visto per esempio nelle manifestazioni eh, per Stefano Cucchi, ci sono episodi come questi che dovrebbero spingere, tu qual è l'idea che ti sei fatta di questo? Sì, assolutamente sì. Nel caso, nel caso specifico di mio zio, eh, io penso che chiunque veda quelle immagini e comunque una contenzione, quindi una persona legata per un tempo così prolungato, non possa dire che quella non sia tortura. Soprattutto mio zio non poteva mangiare, non poteva bere. Ehm, eh... Io credo che sia fondamentale per l'introduzione del reato di tortura e poi ci sono anche altri casi che non hanno ottenuto giustizia invece. Posso ricordare un altro caso simile, per esempio la storia di Giuseppe Casu che è morto nel 2006 e è stato contenuto, legato in un reparto psichiatrico di Cagliari per una settimana. Però non essendoci un video non, uh, purtroppo non ha ottenuto giustizia. Quindi noi vogliamo che il caso di mio zio serva per tutte le altre persone e per tutti gli altri casi e sicuramente per l'introduzione del reato di tortura che non è una vergogna che ancora non sia stato approvato in Italia. Nel Vaticano sì però, che ci ha anticipato in questo. Eh, ringraziamo Grazia Serra e... Buona visione del film che in questo momento è al Festival Arcipelago, domani c'è l'ingresso libero al Palladium Garbatella alle ore 22 fino a esaurimento posti. Invitiamo tutti a vedere questo film perché appunto come ci raccontava Grazia è una testimonianza che vale anche per tutti quelli che una voce non l'hanno.